Io adesso collaboro con questa struttura che è il Forum Sport Center. Per poter beneficiare dei servizi dei personal training bisogna essere soci presso questo circolo. Dopodiché si acquistano dei pacchetti ed insieme si stabiliscono le date per effettuare le singole sedute. Qualora invece una persona volesse comunque fare dei personal trainer, magari nel proprio domicilio, mi contatterà personalmente e, riuscendo a conciliare le esigenze di tempo di entrambi, proveremo a strutturare un programma anche svolto a casa. Esiste anche un servizio di consulenza online per tutte quelle persone che sono dislocate in tutto il territorio nazionale, quindi che non hanno la possibilità di essere seguite direttamente nei loro allenamenti da me, ma che comunque attraverso la compilazione di un questionario, attraverso delle fotografie mediante le quali io ho necessità di valutare il loro stato strutturale fisico, posso predisporre dei programmi, delle famose schede di allenamento che poi effettueranno da soli nella loro palestra, presso la loro abitazione, e che puntualmente prevedono delle verifiche e dei cambi di allenamento, proprio per permettere loro di raggiungere quello che sarà il loro obiettivo. Gli atleti amatoriali o non che hanno scelto di basare la loro alimentazione con un regime vegano si rivolgono a me perché sono ancora una mosca bianca in questo senso, vale a dire tutti i personal trainer di loro conoscenza sono onnivori e chiaramente l'onnivoro, e l'ho fatto anche io fino a quando non avevo scelto questo regime alimentare, dicevo gli onnivori, qualora il cliente, l'atleta, non riesce ad ottenere il risultato desiderato, tendono a scaricare la responsabilità su una scelta alimentare al dir loro non adeguata. Ed ecco che invece trovano in me, nella mia consulenza, un'assoluta equiparazione, una stessa lunghezza d'onda in merito all'alimentazione, per cui io mi preoccuperò, tra virgolette, di dar loro dei suggerimenti in tema di allenamento. Relazionarmi con i famosi bodybuilder vecchio stampo, quelli che basano la loro alimentazione sulle famose proteine nobili e anche su sostanze di integratori nutrizionali proteici, quindi ulteriore sovraccarico di proteine, il mio modo di relazionarmi è estremamente semplice. Vedono come mi alleno, vedono e sanno come mi nutro e vedono i risultati che ottengo a livello fisico e prestativo. Non sottovaluterei l'aspetto prestativo, come prima ancora non sottovaluto l'aspetto salutare. Io godo fortunatamente di ottima salute, oltre ad avere insomma delle performance fisico-atletiche abbastanza significative. Qui è previsto un ristorante, tra l'altro molto carino, molto ben attrezzato. Chiaramente quando mi vedono mangiare rimangono tutti inizialmente ad osservarmi quasi esterrefatti, perché nel mio piatto trovano soltanto verdure, cereali, frutta la mangio lontano dai pasti principali, per cui quasi non se lo spiegano. E d'altra parte poi, quando hanno voglia di approfondire seriamente il discorso, io sono ben lieto di fornire loro tutte le informazioni che sono a mia conoscenza. Diciamo che vedo sempre più persone che, conoscendomi un po' più da vicino, cercano di capire, o meglio, scatta in loro una certa curiosità positiva nel cercare di comprendere un qualcosa del quale loro non conoscono assolutamente nulla. Quindi quando c'è questo approccio positivo di voler conoscere, di volersi informare, per me è un successo personale, perché vuol dire che ho fatto scattare la molla della curiosità. Io non devo e non voglio convincere nessuno, perché questa è una scelta esclusivamente personale, ma il voler avere nuove informazioni, l'avvicinarsi a scoprire un mondo nuovo che è quello dell'alimentazione a base vegetale, ecco, questo mi fa sentire bene. Io cerco di allenarmi più volte possibile perché ho bisogno fisico e mentale di allenarmi. Chiaramente questo non è possibile tutti i giorni per via degli impegni sia professionali che personali e familiari, però diciamo che almeno 3 volte a settimana, 4 quando posso, cerco di allenarmi. I miei allenamenti non durano mai oltre l'ora e non sono rigorosamente programmati, o meglio, a me sul mio fisico piace molto
strutturare degli allenamenti quasi istintivi, basati sulle sensazioni e sui desideri del momento. Per cui mi alleno così come decido io in quel momento. Oh,